Ho scelto il corso di servizio sociale perché rispondeva al mio desiderio di impegnarmi per la comunità e non solo per il singolo cittadino. In un'epoca in cui il consumismo e il materialismo sono al centro delle nostre vite, questo corso di studi rimette al centro l'uomo e i suoi bisogni. In questi 3 anni potrai avere una formazione eclettica ed eterogenea. Subito potrai entrare nel mondo del lavoro attraverso i tirocini presso enti del servizio sociale, dove potrai vedere applicata la teoria che hai studiato durante i corsi. Dopo i 3 anni di studio, dopo aver superato l'esame di Stato, potrai lavorare e fare l'assistente sociale presso i comuni o il Ministero della Giustizia o dell'Interno, oppure presso enti privati come le cooperative sociali. La sede del corso si trova nel centro culturale di Trieste, a pochi passi dal mare, dove ormai, oltre 20 anni fa, l'Università di Trieste ha avviato il primo corso di laurea a livello nazionale di servizio sociale. Se ti piace lavorare nel mondo dei servizi socioeducativi a diretto contatto con le persone, il percorso formativo di Scienze dell'Educazione a Portoguaro ti fornirà le competenze teoriche e gli strumenti per diventare un educatore. Dopo aver studiato le materie di base al primo anno, al secondo potrai scegliere tra 2 profili, l'educatore sociopedagogico, che agisce in contesti eterogenei, dal settore penitenziario a quello della disabilità, o l'educatore per la prima infanzia. Solo dal 2017 entrambe queste figure sono normate da un punto di vista legislativo, per cui la laurea in scienze dell'educazione è necessaria per esercitare questa professione. Nel corso del triennio, i docenti ti seguiranno durante l'attività di tirocinio formativo obbligatorio. Al secondo anno sarai coinvolto in modo indiretto, mentre al terzo sarai tu il protagonista, con un'esperienza di tirocinio diretto. E dopo la laurea potrai operare nei servizi socioeducativi, territoriali ed extrascolastici, nelle cooperative sociali o altro. Vieni anche tu al campus di Portoguaro, una città a misura di studente ed accogliente, dove è più facile instaurare rapporti con le persone e dove il corso può contare su un'importante rete di cooperazione con gli enti presenti sul territorio.